Buongiorno, benvenuti a questo talk, a questa conversazione sul mercato della fotografia che quest'anno dedico a UEFO 2020. Quindi ci porremo una domanda essenziale: esiste un mercato della fotografia e come è composto, come è articolato, quali sono le leggi che lo governano? In questo momento abbiamo un mercato dell'arte intorno ai 67 miliardi di dollari. Di questi 67 miliardi, l'Italia gestisce circa mezzo miliardo di dollari, quindi è un mercato del tutto minimo rispetto a quello che è il giro d'affari globale. Più del 40% di questi miliardi di dollari sono in mano alle case d'asta e la metà sono in mano a soli 5 grossi player, quindi player minori costituiscono più o meno metà del mercato. Inoltre, negli ultimi anni si è affermata l'idea e anche la consuetudine che l'investimento nell'arte rappresenti una diversificazione fondamentale della gestione del patrimonio. Quindi, intorno al mercato dell'arte si stanno sviluppando sempre di più grandi interessi finanziari. Allora, questo che cosa significa? Significa che dobbiamo osservare con molta attenzione appunto quelli che sono i meccanismi che lo governano e che lo regolano, perché il mercato dell'arte sembra essere quello che tiene sempre quando ci sono delle grosse crisi a livello globale. Allora, perché questo succede? Quindi, per comprenderlo, cerchiamo di entrare un po' meglio nei meccanismi e comprendere quali sono le controparti che regolano questo mercato. Chi compra oggi non tanto arte quanto fotografia? Perché noi ci occuperemo principalmente e sostanzialmente di questo. La comprano le istituzioni, la comprano i grossi spazi pubblici, la comprano i musei. E quali fotografie comprano? Comprano principalmente fotografie di autori morti, oppure di autori legati all'analogico, oppure di autori che sono comunque abbastanza anziani per la maggior parte, anche se non totalmente, e che hanno avuto una grossa popolarità grazie ad alcune immagini in particolare. E come mai allora c'è questa preferenza per gli autori anziani, oppure per gli autori che non lavorano più, oppure per gli autori morti? Perché la loro opera è circoscrivibile, quindi è più facile capire quanti pezzi ci sono in giro, perché noi sappiamo che c'è diciamo, un'elementare legge del mercato dello scambio che vede il valore del bene aumentare in proporzione alla scarsità di un bene laddove c'è la domanda di questo bene. Quindi, quando parliamo di fotografi e di fotografi che non sono più sul campo, che quindi non hanno più possibilità di produrre, capite bene che andiamo a circoscrivere proprio la quantità di fotografie che ci sono in giro. Questo discorso diventa ancora più importante con l'avvento del digitale, perché mentre con l'analogico in qualche modo le tirature erano limitate, anche se attenzione, oggi grazie alla tecnologia digitale è possibile comunque scansionare negativi. Con il digitale noi abbiamo una superproduzione e abbiamo anche una grossa possibilità di manipolazione delle fotografie. E questo, fra l'altro, apre in questo momento un grosso dibattito e una grossa questione su sia giusto chiamare le fotografie digitali che sono manipolate, che sono comunque frutto di contaminazioni tra varie tecnologie e fotografia, perché questo naturalmente rende magari più chiaro quello che sono le regole del mercato degli scambi. Allora, una grande parte di queste immagini, quindi, che vengono acquisite, appartengono ad autori che inevitabilmente vedranno crescere il loro valore, il valore delle loro immagini, grazie proprio al fatto che sono state acquisite da spazi pubblici. Quindi entrare in un museo, entrare in uno spazio pubblico per un autore diventa una cosa veramente molto importante, perché aiuterà la sua popolarità e perché aumenterà il valore della sua opera. Lo stesso meccanismo in qualche modo viene portato avanti anche dalle case d'asta, che in questo momento rappresentano praticamente la maggioranza degli scambi insieme alle gallerie e che hanno però l'importante ruolo di documentare completamente le transazioni. Quindi le case d'asta sono degli operatori che scrivono che tutti i livelli di scambi, i lotti che sono stati scambiati, le quantità, i prezzi di vendita, i prezzi di stima, sono un'enorme banca dati di queste informazioni e soprattutto appunto costituiscono una,
un documento certo, mentre gli scambi che avvengono a livello delle piccole gallerie, per esempio, non hanno un obbligo di documentazione. E quindi il quanto viene battuta una fotografia in una casa d'asta diventa una cosa estremamente importante. Se poi questa casa d'asta ha delle fotografie che a loro volta hanno circuitato, per esempio, in spazi pubblici o sono state acquisite o saranno acquisite da spazi pubblici, capite bene che questo autore assume un'importanza veramente notevole. Allora, qual è il rovescio della medaglia di questo gioco? Allora, il rovescio della medaglia consiste nel fatto che gli operatori del settore, cioè gli operatori che decidono se un'opera vale o meno, lo decidono in base ad alcuni criteri, ma sono comunque una sparuta minoranza. Quindi è possibile, anche se chiaramente non è sempre così, fare circuitare in maniera artificiosa degli autori o degli artisti attraverso questi spazi, gonfiarne i prezzi, e questo lo rende peraltro piuttosto utile per il mercato finanziario, perché le attribuzioni possono essere, dico possono essere, non che siano, anche arbitrarie. Quindi il mercato cosiddetto alto, cioè che è quello che in questo momento, attenzione, sta subendo il maggiore incremento, è quello che tiene di più quando le cose non funzionano, è qualcosa che è in mano a pochi operatori. Comunque, quando questi spazi o questi grossi enti devono fare delle acquisizioni, si appoggiano degli esperti. Allora, ai miei tempi c'era il critico d'arte era uno studioso, era una persona che amava l'arte, a volte era un collezionista, magari era un docente universitario, era una persona che faceva proprio di mestiere il critico, scriveva saggi sull'arte e faceva anche, per certe persone, per certi versi, per certe situazioni, faceva anche delle cosiddette expertise, cioè validava la veridicità delle attribuzioni delle opere. Adesso questo è in mano ad altre controparti e esistono sul mercato tutta una serie anche di cosiddetti art advisor, che sono dei personaggi che vengono fuori dai master, quindi che hanno delle specializzazioni in economia e a volte anche in arte, che fungono da consulenti per le fondazioni che vogliano acquisire dei lotti importanti, per coloro che gestiscono i fondi di investimento, per le banche, per le persone che vogliono differenziare il loro patrimonio, per tutti coloro che vogliono fare degli investimenti finanziari. Non solo, adesso esiste anche un'ulteriore entrata nel mercato di uno strano convitato di pietra che è l'intelligenza artificiale. Esistono delle realtà che si sono dotate di programmi di intelligenza artificiale perché, avendo delle grosse banche dati, mi riferisco per esempio a Sotheby's, hanno la possibilità di fare delle indagini sullo storico e con questo riescono sia a intercettare le preferenze e i gusti rispetto agli acquisti dei loro acquirenti, sia in qualche modo ad indirizzare il mercato e a farsi aiutare dall'intelligenza artificiale per tutto quello che concerne le attribuzioni. Adesso questo è un discorso che merita un approfondimento a parte, come molte delle cose di cui andrò a parlare durante questa conversazione, però rappresentano chiaramente un approfondimento che richiede un minimo di cognizione più approfondita di quelli che sono i meccanismi. Allora, esistono però delle altre controparti che acquistano? Sì, esistono tante controparti che acquistano fotografie. Per esempio, il mercato si differenzia soprattutto per quanto riguarda la fotografia industriale, cioè sono immagini che servono alle industrie per proporre il loro marchio, perché documentano un processo, e sono immagini per cui c'è una domanda di fotografi. Fotografi che a volte sono specializzati, sì, a volte hanno bisogno di apparecchiature particolari, sì, ma non solamente. Quindi l'industria, quindi le aziende hanno sempre bisogno di immagini. Quello che è importante per un fotografo è capire quali sono coloro che hanno bisogno di immagini che richiedono un certo livello di preparazione per poter essere scattate. Perché oggi il mezzo, cioè la macchina fotografica, ha tali e tanti ruoli all'interno dello scatto di una fotografia e li assolve in maniera talmente ottimale che
l'intervento del fotografo per certi versi a volte è minimo. Quindi le aziende preferiscono creare questa documentazione a livello interno senza rivolgersi a persone specializzate. Sta di fatto però che il settore medicale, che il settore dell'architettura, che la documentazione di processo, che la macrofotografia hanno tutte un grosso mercato. Sono mercati significativi a livello del peso degli scambi che costituiscono il giro finanziario del mercato dell'arte? A mio avviso no, nel senso che non sono delle cifre così alte da costituire un qualcosa di estremamente pesante rispetto alla percentuale degli scambi, però sono in crescita e comunque assorbono una parte dei professionisti, cioè una parte dei fotografi professionisti. Un altro ruolo estremamente importante lo ricoprono le agenzie. Allora, chi sono le agenzie di stock? Fino a un po' di decenni fa esistevano dei giornali che commissionavano le fotografie, soprattutto perché attraverso le fotografie si vendeva il giornale oppure si vendevano i prodotti. Ci sono state molte firme che all'inizio del Novecento si sono rivolte a dei grandi fotografi, per esempio per vendere i loro vestiti, oppure per documentare i film, oppure per documentare altre situazioni di questo tipo. Quindi i media in generale utilizzavano le immagini e le immagini dovevano avere un'ottima qualità per poter attirare il pubblico. Oggi questo meccanismo è saltato. La maggior parte dei giornali non vende grazie alle fotografie. La maggior parte dei giornali è online. Moltissimi giornali hanno la possibilità di acquisire le fotografie direttamente dalle fonti. Per esempio, chi deve documentare una situazione politica si fa mandare le fotografie dalle persone in loco. Moltissimi giornalisti hanno in mano la macchina fotografica e mentre scrivono il pezzo documentano. Quindi, chi è rimasto? Alcune agenzie, pochissime, con pochissimi fotografi specializzati che per esempio si sanno muovere nelle zone di guerra e che sono in grado di coprire il servizio e di dare un progetto completo, quindi non semplicemente di scattare alcune foto, ma anche di seguire in qualche misura anche la parte giornalistica, oppure di freelance, cioè persone che rischiano in proprio, che vanno in posti che reputano interessanti a livello giornalistico, o anche per documentazione paesaggistica, quindi non sto parlando esclusivamente di zone di guerra o di zone calde, e poi costruiscono un progetto e propongono questo progetto ai rotocalchi e alle testate. Alcune di queste foto vengono pubblicate, altre no. Quello che è molto difficile è che questi servizi vengano commissionati prima. Quindi quell'idea che hanno spesso i fotografi di verrò assunto da un giornale per andare a fare i servizi in giro per il mondo, è una cosa che sta diminuendo sempre, sempre di più. E poi in questo discorso entra in maniera abbastanza importante quello che è il ruolo dei social, quindi quello che è il ruolo anche del giornalismo partecipato. Quindi ci sono varie realtà che vanno, se possiamo dire, contro il fotografo specializzato e professionista, perché comunque, ripeto, non è legata alla vendita del giornale o alla vendita del servizio all'importanza della fotografia. Però questo gioco alimenta un altro mercato che io definisco il mercato dei fotografi, perché ci sono molti che vanno a fare dei corsi e li pagano anche molto perché ci sono degli editor, per esempio, dei giornali che fanno questi corsi. Allora, questo discorso a mio avviso è un po' uno specchietto per le allodole, proprio perché comunque il mercato funziona secondo le regole che vi ho detto prima. Questi personaggi normalmente non hanno tutto questo potere e il fatto di spendere così tanti soldi sperando poi di avere un aggancio è qualcosa che di solito non porta a un risultato. L'altro aspetto, che era quello con cui ho iniziato, che dobbiamo veramente calcolare, è che i giornali e i media spesso, ma anche le industrie, si forniscono dalle agenzie di stock. Le agenzie sono dei collettori di fotografie tematiche che hanno un alto livello diciamo, di definizione, di luminosità, hanno delle caratteristiche che le rendono utili per coloro che abbiano bisogno di utilizzare grandi quantitativi di immagini oppure che non vogliono avere le problematiche legate alla privacy. Quindi i fotografi vengono vagliati e mandano le loro immagini alle agenzie di stock. Le agenzie di stock fanno delle vendite, a volte di singola immagine, a volte di pacchetti di immagini, creano dei veri e propri abbonamenti per rifornire appunto i media e il fotografo riceve delle percentuali. Con questo
Molti fotografi sono riluttanti a mandare le loro immagini alle agenzie perché pensano che le agenzie paghino troppo poco oppure perché pensano che siano delle fotografie di basso livello. Allora, questo discorso non è vero. Spesso il problema grosso è che le agenzie vendono a poco delle fotografie che i fotografi vorrebbero chiamare fotografie d'autore, ma che in realtà sono fotografie che possono essere create in serie con enorme facilità e che non hanno un grande prezzo di scambio, quindi se il fotografo decidesse di venderle autonomamente sul mercato non ci riuscirebbe comunque. Tante volte i fotografi, un po' perché hanno veramente sono stati provati da quello che è il mercato della fotografia, un po' perché cioè, ci stanno anche le persone arroganti, presuntuose, eccetera, non si confrontano con quelli che sono i livelli qualitativi. Tirano fuori delle foto che sono estremamente manieristiche, quindi che copiano, scimmiottano immagini che sono state importanti oppure che hanno avuto successo e cercano di venderle come fotografie d'autore. Però adesso io credo che questa cosa un po' sia alimentata anche da coloro che fanno le letture portfolio che a volte ci capiscono relativamente. Comunque sta di fatto che per un fotografo è importante confrontarsi col livello qualitativo dell'agenzia di stock. Ci sono molti buoni fotografi e bravi fotografi che vendono anche in stock. Si lavora sul quantitativo e non si lavora evidentemente sulla fotografia d'autore, ma comunque sia rappresentano uno sbocco non da poco per i fotografi professionisti, cioè per quelli che hanno un buon livello qualitativo medio. Poi ci sono anche delle agenzie farlocche che prendono qualsiasi cosa, che non vedono niente, non vendono niente, però quello è ancora un altro discorso. Esistono anche dei venditori, diciamo, intermedi che si propongono come gallerie, in realtà non sono delle vere e proprie gallerie, vendono dei poster d'autore, quindi prendono delle fotografie che possono comunque essere riprodotte in serie, che hanno una grande appetibilità a livello generale, quindi che possono diventare potenzialmente molto popolari perché hanno un gusto medio. Escono appunto con una grande definizione, con una grande dimensione, con una qualità di luminosità, di contrasto e di colore che piace e riescono a posizionarsi abbastanza bene sul mercato. Quindi vengono venduti come poster, vengono venduti come foto d'autore, non come poster, però sono sostanzialmente dei poster, a delle cifre considerevoli. E le gallerie, tra virgolette, che poi sono, insomma, non sono esattamente appunto gallerie, ma sono qualcosa di intermedio. Che si occupano di questo settore hanno, devo dire, notevolmente successo, quindi stanno crescendo in peso proprio rispetto al mercato. Esiste poi, il mondo delle gallerie, che sono quelle a cui vogliono arrivare la maggior parte dei fotografi, vuole arrivare la maggior parte dei fotografi. Allora, queste gallerie, cioè le gallerie che fanno veramente la galleria, sono pochissime. Per la maggior parte io li chiamo degli affittacamere, cioè sono persone che hanno degli spazi interessanti, che acquisiscono in contovendita le foto, che creano un contratto con i fotografi che spesso è molto svantaggioso. I fotografi tendono a non leggere i contratti e pur di esporre le loro fotografie non controllano e spesso e volentieri chiedono anche dei contributi ai fotografi, cioè il fatto che gli chiedano la fotografia stampata e incorniciata, secondo me ci sta anche. Ma chiedono addirittura le loro mailing list personali perché per vernissage devono mandare le email con il logo della galleria, quindi si fanno consegnare dal fotografo quello che per lui è un patrimonio, così. Oppure chiedono un contributo per poter fare la pubblicità e tutta la loro spinta del fotografo consiste nel metterlo in una pagina Facebook che vedranno 3.000 persone, nel mandarli a una mailing list che è fatta di persone che sono boh, a volte targetizzate, a volte non, e con questo il discorso è finito. Dopodiché la fotografia finisce a spena di pesce nello studio del gallerista. Quindi le gallerie che fanno veramente la galleria, cioè che selezionano i fotografi, che selezionano i progetti con attenzione e che si prendono il rischio del fotografo, sono sempre meno. Tuttavia, in questo momento stanno crescendo nuovi spazi polifunzionali, per esempio su Roma ce ne sono un certo numero, che stanno facendo dei progetti molto interessanti. Sono, da una parte fanno galleria, dall'altra parte la galleria ha comunque un suo punto online che è estremamente curato. Cioè, non sono dei siti così, sono dei siti fatti veramente molto bene e all'interno degli spazi si fanno dei talk, si fanno delle conversazioni di alto livello su argomenti di vario genere.
Allora, queste realtà, a mio avviso, in questo momento hanno bisogno di essere finanziate esternamente perché la vendita delle fotografie sicuramente non li copre gli spazi di gestione di queste cose. Però sono in crescita e stanno alzando il livello qualitativo oltre quello che era il livello delle scuole e delle associazioni, che però hanno un importante ruolo, che è quello di fornire corsi a basso prezzo, di fornire continuità nell'insegnamento, quindi questi corsi durano a lungo, ma soprattutto di creare un giro di fotografi, di persone che possa scambiare informazioni e quant'altro intorno al mondo della fotografia. Per cui poi chi magari vorrà veramente fare una specializzazione o conoscere approfonditamente il settore si rivolgerà ad altro tipo di realtà per approfondire la tecnica fotografica, ma comunque queste entità rappresentano un buon punto di partenza e sicuramente un buonissimo centro di aggregazione. Adesso, a causa del problema Covid, noi abbiamo avuto una flessione degli scambi intorno alle gallerie tra il 30 e il 40% in Europa e quasi il 50% in Asia. Questo sta portando ai licenziamenti di numerosissimi operatori del settore. Ci sono delle realtà che si occupano di mercato, quindi per esempio presenziamo ad Artact piuttosto che ma anche ad Art Basel, che creano dei siti all'interno dei quali cercano di inserire, oltre alle immagini, video, filmati, talk in tempo reale, tutto ad un alto livello qualitativo, a livello proprio di immagine, di composizione, in maniera tale da fare sentire comunque le persone all'interno di un ambiente che, se volete, è virtuale, però che è fatto di tanti piccoli dettagli che devo dire che a tutti gli effetti sono veramente, veramente efficaci. Per cui stanno creando, non voglio dire banalmente delle stanze virtuali, ma proprio degli ambienti di scambio. Quindi vi consiglio di andarli a vedere. Un lavoro molto, molto importante lo sta facendo Google attraverso il suo lavoro sull'arte. Google Art, infatti, è un sito, anzi, un sito, è un esperimento che colleziona una certa quantità di siti che sono collegati agli spazi pubblici, alle gallerie, alle iniziative private, a sperimentazioni di intelligenza artificiale sull'arte, costituiscono una base online e non solo una base per tutti coloro che veramente amano l'arte e si appassionano. Quindi veramente il mio consiglio è quello di andare a vedere queste cose perché sono all'avanguardia, perché hanno una loro ragione di esistere in questo momento di Covid. Stanno in qualche modo cercando di supplire, perché l'arte nel momento dell'epidemia ha rappresentato veramente una grossa area di rifugio e di consolazione per molti e la creatività è esplosa su vari livelli e queste cose hanno cercato di trovare spazi e soluzioni. Quindi esistono delle linee guida per quanto riguarda le gallerie rispetto al Covid, c'è un'enorme documentazione su queste cose, ci sono tanti grossi player che si stanno muovendo in questo modo. E io quello che posso fare è dirvi, vi lascio in sovraimpressione l'email, quindi se volete scrivetemi, posso fare degli approfondimenti se volete su questo argomento e darvi eventualmente anche quelle che sono le connessioni poi pratiche per contattarli. Dicevo prima che nel campo dell'arte sta entrando un grosso elemento di disturbo, ma contemporaneamente di opportunità, che è costituito dall'intelligenza artificiale, che è quell'elemento che governa le arti visive a livello dei social network soprattutto. Allora, io voglio dire che non c'è un passaggio diretto tra i like sul social network e la vendita delle fotografie, cioè il fatto che le vostre immagini abbiano dei like o abbiano un grosso seguito su Instagram e su Facebook non è per niente significativo a livello delle vendite effettive e a livello della popolarità dell'artista. Quindi su Instagram finiscono spesso, parliamo di fotografia, non sto parlando di altri visive, per i quali anzi Instagram costituisce un ottimo elemento di vendita. Instagram e Facebook sono delle vetrine per dei fotografi già affermati, cioè servono per mantenere la comunità intorno al fotografo, ma difficilmente servono per vendere le immagini, perché l'immagine che viene stampata ha altre caratteristiche rispetto a quelle dei social network e perché la visibilità sui social network, ahimè,
è governata dall'intelligenza artificiale. Io ho creato cioè ho fatto una conferenza sulla percezione cerebrale delle immagini, quindi sulle tecnologie che sono legate ai meccanismi pubblicitari, di diffusione delle immagini, di creazione delle immagini e dei video, e questa cosa ormai è diventata una realtà di cui la maggior parte delle persone non è assolutamente consapevole, ne ha sentito dire, ma non capisce fino a che punto questa risulta invadente, invasiva rispetto alla nostra realtà e condiziona fortemente le nostre scelte. Anche per coloro che pensano di essere più corazzati rispetto a questo argomento. Quindi abbiamo detto che le fotografie vengono acquisite dagli spazi pubblici, vengono battute dalle case d'asta, vengono selezionate, vengono scelte dagli art advisor, vanno a costituire patrimoni di grosse fondazioni, vanno a costituire fondi di investimento importanti. Esiste un giro della fotografia, quindi una domanda per quanto riguarda la fotografia industriale, la fotografia specializzata. Esistono anche settori di nicchia come il fashion, come le fotografie di matrimonio, come le fotografie che le persone singole richiedono per creare dei portfolio, perché devono partecipare a dei casting, però rappresentano comunque veramente una nicchia. E poi esistono queste agenzie che hanno una grossa domanda di immagini, e queste immagini vanno a ricoprire la maggior parte dei settori che sono legati al mondo dello scambio dell'industria. Allora, qual è l'elemento invece che risulta poco presente nel nostro mercato e soprattutto nel mercato italiano? È quello della fotografia d'autore, cioè la fotografia nella quale la maggior parte degli artisti o la maggior parte degli autori, perché definire arte la fotografia è una cosa molto difficile, cioè è molto complesso, sono pochissimi gli artisti. Gli artisti hanno delle qualità e delle caratteristiche particolari, quindi io preferisco parlare di autori. Allora, molti vogliono vendere le fotografie personali, vogliono vendere i loro progetti. Sulla fotografia d'autore c'è pochissima domanda. Allora, la mancanza di domanda deriva sicuramente dalla mancanza di cultura per quanto concerne il mondo delle arti visive in generale. Deriva anche, se volete, da una supponenza che è un po' una cifra stilistica del nostro millennio, quindi di millennio forse no, scusate, di questo periodo, dove tutti si sentono capaci di fare tutto. Ma deriva anche dalla riproducibilità della fotografia e deriva anche dalla facilità con cui vengono scattate le fotografie e dalla quantità di invasione del mezzo, cioè della macchina fotografica, nello scatto. Quindi, se noi pensassimo di avere in giro, non so, 5.000 Gioconde, pensate che la Gioconda varrebbe così tanto? La risposta è no, non varrebbe così tanto. Perché il fatto che il bene non sia riproducibile, il fatto che il bene sia scarso, è qualcosa che determina pesantemente il prezzo del bene. Per di più, se parliamo di Leonardo, se parliamo di Michelangelo, la sua abilità tecnica, la loro abilità tecnica, è a un tale livello da escludere la competizione di quasi tutta la popolazione mondiale. Quindi non c'è nessuno che dice: ma quasi quasi lo farei pure io il quadro come Leonardo. Vabbè, provaci. Allora, la fotografia non è così, chiunque abbia in mano una buona macchinetta fotografica, come prima cosa guarda la foto e dice: ma io sarei in grado di scattarla? Ma mio nipote sarebbe in grado di scattarla? Certo che mio figlio la potrebbe scattare, certo che se io avessi una macchina migliore la potrei scattare. Quindi quando l'atteggiamento è questo, capite bene che l'opera viene comunque deprezzata immediatamente. Quindi una parte di questo discorso è ragionevole, cioè la riproducibilità dell'opera, la facilità di scatto, rende ostico il fatto di dover trasmettere la foto come foto originale, foto d'autore. D'altronde però i fotografi dovrebbero essere tenuti a un maggiore rigore, cioè dovrebbero avere, appunto come ho detto prima, il coraggio di confrontarsi con quelli che sono gli obiettivi che sono stati raggiunti dalle fotografie commerciali, quindi a livello standardizzate. Mettere da parte il manierismo, cioè se io faccio una fotografia storta, mossa, sottoesposta, vignettata, non sto facendo una fotografia di reportage, sto facendo mediamente una schifezza di fotografia. Che poi ai corsi vi venga venduto che quello è il reportage, quello è un discorso che serve al mercato dei fotografi per potergli vendere i corsi. Una fotografia mossa è una fotografia mossa,
Dopodiché ci sono delle immagini, poche, che hanno una loro ragione d'essere e una loro bellezza, nonostante abbiano dei difetti. Ci sono state foto che sono state importanti per lo scatto in sé e sono state scattate in condizioni tali per cui non era possibile settare la macchina fotografica. E di conseguenza la fotografia ha un valore perché è legata a quel soggetto, perché è legata a quel contenuto, perché è stata fatta in quelle condizioni. Ma quando voi ve ne uscite con lo zainetto la mattina e andate a fare in giro le fotografie storte, le fotografie mosse, le fotografie vignettate, o cercate di camuffare delle pessime fotografie virandole in bianco e nero, non vi dovete stranire se qualcuno ve lo dice. Poi il mercato dei fotografi alimenta anche dei giri enormi che costituiscono anche un notevole scambio a livello economico di premi che vengono creati proprio per dare spazio ai fotografi che principianti, dilettanti, intermedi per poter esporre le loro fotografie. Ma non bisogna confondere le cose, non bisogna pretendere che la gente si faccia prendere in giro da questo. Quindi prima di tutto è il fotografo che non deve prendere in giro se stesso e deve acquisire un buon livello tecnico, un buon livello di capacità, di velocità nello scatto, a prescindere dalla post-produzione. E comunque ricordiamoci che noi fotografi la partita la vinciamo sui contenuti, la partita noi la vinciamo sul quello che proponiamo. Noi dobbiamo spiegare il progetto, noi dobbiamo impegnarci alle tirature limitate, noi dobbiamo certificare le fotografie, noi dobbiamo scrivere intorno al lavoro che abbiamo fatto. Non possiamo pensare di scattare delle fotografie in maniera del tutto casuale, di notare che queste fotografie in qualche misura secondo noi somigliano a qualcos'altro di più noto, mettendole su Instagram ci trovano un certo numero di like perché corrispondono al gusto medio delle persone e con quello pretendiamo di entrare in spazi importanti. Cioè bisogna essere veramente più onesti. Dopodiché i grandi fotografi, i bravissimi fotografi esistono, però intanto il gusto all'immagine, perché l'immagine ci bombarda dalla mattina alla sera, è un gusto molto medio, quindi è difficile rompere il rumore di fondo, è difficile salire la scala oltre il rumore di fondo. Però ricordiamoci che ci sono in giro dei grandissimi fotografi, però dobbiamo anche essere coscienti del fatto che il figurativo, cioè la fotografia che può essere giudicata, quindi che non può essere solo giudicata da sacerdoti della critica d'arte o della critica fotografica, è una fotografia scomoda, perché è una fotografia che può essere soggetta al giudizio estetico delle persone. E c'è una corrente molto forte, alla quale appartiene anche l'arte concettuale, che dice che praticamente la fotografia sta dentro la tua testa, che è negli occhi di chi guarda, che tutti sono artisti. Cioè non è così, a parte che non è così il senso dell'arte concettuale, ma viene spesso travisata. Ma noi capiamo bene che se attraverso questo modo di fare arte, cioè sottrarla al giudizio popolare, che è sempre stato nella storia un giudizio molto importante, attenzione, noi possiamo modificare sensibilmente il valore delle opere, capite bene che c'è un forte interesse ad escludere il figurativo, a inserire l'arbitrario e il soggettivo come il nuovo Dio che è quello che sta dentro l'arte profonda. Cioè è una cosa che fa comodo a troppe persone perché non sia così. Quindi la partita, a mio avviso, ripeto, si gioca sui contenuti, si gioca andando a recuperare il senso del valore estetico e il senso del valore formale. La recuperiamo andando a sostituire lo spunto, la trovata, con dell'idea. Molte cose che noi vediamo in giro, che fanno poi parte del cuore di molti progetti che vediamo esposti, non sono delle idee perché non sono strutturate, sono dei pretesti, sono delle cose che si pensa che funzionino, ma quando ci alziamo di livello si distingue il pretesto dall'idea, il pretesto dal contenuto. Quindi dobbiamo avere il coraggio, se siamo veramente degli artisti,
di possedere completamente la tecnica e di giocare sul fronte del contenuto. Bisogna che ci mettiamo in discussione, lasciando da parte i sistemi manieristici che erano serviti a un certo punto per poter affermare se stessi con certe regole di mercato, ma che adesso sono superati. Allora, io non sono a favore della... No, adesso non voglio dire una stupidaggine. Dire che l'arte è democratica è un discorso estremamente ambiguo. I mecenate nel 1500 utilizzavano gli artisti perché attraverso gli artisti potevano affermare la loro importanza. Quindi l'arte serviva alle persone per certificare la loro potenza, il loro buon gusto, perché nella cultura di quel momento il fatto di possedere una scultura di Michelangelo o di avere un palazzo fatto da Michelangelo o dalla porta, cioè erano delle cose che significavano potere, che significavano importanza, ma queste cose venivano riconosciute a livello popolare, perché se uno guardava esteticamente la Basilica di San Pietro o la Cattedrale di Chartres, diceva: caspita, la chiesa è importante, caspita, il Papa è importante. Se vedeva il Palazzo della Signoria, diceva: caspita, ma chi è che ha costruito questo palazzo? Perché è così bello? Quindi la gente riconosceva la bellezza di queste cose, se no non sarebbero potute, non le avrebbero potute utilizzare come affermazioni di potere. Ma oggi, per poter dimostrare di essere delle persone importanti, dovete avere una macchina importante, dovete avere una barca, dovete frequentare certi salotti, dovete avere una bellissima fotomodella come vostra compagna. Cioè la partita dell'importanza e della popolarità si gioca su altri spazi e su altre cose. Quindi il fatto di avere una fotografia che avete pagato 4.000 euro non è un qualcosa che potete utilizzare per il vostro status. Anzi, le persone che guardano la fotografia vi dicono: ma non è che vi siete fatti fregare, ma tanto sono riproducibili, ma caspita, l'hai pagata 4.000 euro. Quindi ci fai anche la figura del cretino. Allora, ci sono delle persone che comprano decine di migliaia di euro di opere, se non centinaia di migliaia di euro, per fare il salotto con gli amici, per poter esibire quell'artista e per poter fare una cena che serva per i loro affari. Ma per la maggior parte delle persone il fatto di possedere delle opere d'arte in casa è qualcosa che devono in qualche modo negoziare con i loro amici, che devono spiegare. Quindi, la fotografia oggi non rappresenta uno status symbol, è più uno status symbol avere un cellulare. Allora, io dico questo a coloro che vogliono comprare fotografie: se voi volete acquisire un'immagine con l'ottica di un investimento, dovete conoscere il mercato delle arti visive, ma dovete conoscere le arti visive. Se decidete di affidarvi a qualcuno, dovete riconoscere le persone giuste e affidarvi alle persone giuste. E dovete avere anche i soldi per fare gli investimenti. Quindi a questo punto vi dedicate a quello perché è una vostra scelta. Ma se voi volete comprare le fotografie, dovete comprarle in base al fatto che vi piacciono. Dovete prendere una fotografia perché vi piace mettervela in casa, perché la reputate bella, perché vi interessa. La fotografia non è un investimento, la fotografia è una fotografia. Se siete disposti a spendere ogni anno dai 300 euro ai 1500 euro per cambiare il cellulare, perché non dovete spendere 1000 euro per una fotografia? Perché non rappresenta uno status symbol? Perché è qualcosa che non si mangia? Perché è qualcosa che non si consuma? Questo rivela un discorso molto grave, molto importante che sta al di sotto di questo genere di valutazioni, che tutto quello che non può essere consumato e che tutto quello che va al di fuori del prezzo mero dell'oggetto della costruzione e che è la parte creativa e artistica, dalla nostra società non viene valutato, non viene considerato. Il lavoro intellettuale, il lavoro creativo è qualcosa che per la gente non vale niente. Vale nella misura in cui ti aiuta a vendere qualcosa, vale nella misura in cui ti dà status, ma il coraggio di comprare una cosa perché è bella, perché sei tu che ne capisci il valore, è un coraggio che appartiene veramente a poche persone. Quindi io dico ai galleristi, a coloro che si affacciano al mondo della vendita delle immagini, ai fotografi: se vogliamo vincere la partita dell'arte, se vogliamo che l'arte passi questo millennio e che l'arte non vada semplicemente in mano ai programmi di intelligenza artificiale o
non venga utilizzata come simulacro e svuotata del suo significato per essere riempita di qualsiasi cosa, dobbiamo ripartire dal senso delle cose, dal contenuto, riappropriarci della tecnica, dal valore estetico e cercare di fare cultura rispetto al mondo dell'immagine, perché altrimenti l'immagine torna ad essere quello per cui la utilizzano la maggior parte dei mezzi, praticamente un veicolo per vendere qualche cos'altro. Quindi il discorso merita, secondo me, degli approfondimenti, questa cosa l'ho già detta nel corso di questa conversazione, e per poter riassumere il discorso voglio dire sì, esiste un mercato della fotografia, esiste un mercato della fotografia che non è molto alto a livello di scambi, è polarizzato tra grossi scambi e un livello intermedio, è un mercato che è differenziato, la domanda c'è soprattutto per quanto concerne le foto che sono utili e c'è per quanto riguarda quelle foto che sono veramente extra, cioè ci sono delle immagini che passeranno alla storia. Per quanto riguarda i fotografi, li invito a cercare di rassicurare i loro acquirenti, perché è giusto rassicurarli circa la non riproducibilità dell'opera, l'originalità, la serietà con cui è stato fatto il progetto. Da parte degli acquirenti dico: trattate la fotografia, trattate queste piccole opere o queste grandi opere esattamente a partire dal vostro gusto personale, dalla vostra scelta autonoma. Compratele perché vi piacciono, in questo modo non vi sentirete mai truffati, anzi avrete la possibilità di godere di un'opera meravigliosa, e questo potrebbe rappresentare anche, diciamo, una speranza per l'evoluzione della nostra specie, che si stacca minimamente da questa bulimia rispetto al consumo delle cose e va a recuperare dei valori che forse sono più importanti. Io vi ringrazio e spero che, insomma, si possa anche ripetere questa esperienza, parlando magari degli argomenti su cui non ho potuto naturalmente spendere troppe parole, perché comunque il tempo è quello che è. E quindi alla prossima volta.